sa we kanabesa le sani we wabako è uno dei testi un po' più barbari di Gorky, anche meno collocabile, perché non c'è una storia e quindi non invecchia, perché i temi che sono trattati sono universali. Il DNA di questa di quest'opera è estremamente violento, estremamente passionale, se vuoi, estremamente cinico. Non so, rispecchia in un certo modo la disperazione in cui noi viviamo. C'è chi lo scopre a 40, chi lo scopre a 30, chi lo scopre a 60, ma che il mondo sia un inferno è un dato di fatto. Il bello di questa roba qui è che è un microcosmo, è un sottomondo, è un basso fondo, dove accadono le cose che accadono sopra, è lo specchio del mondo di sopra. Ci si chiede magari se questo mondo che noi rappresentiamo in questo spettacolo possa trovare delle rispondenze anche nella nostra società attuale, credo di sì, perché le zone di disagio sono sempre più larghe e quanto più gli esseri umani sono attanagliati dalla paura di vivere, si capisce come la paura sia sempre una cattiva consigliera. Quindi sono personaggi nemmeno estremi in fondo, perché il cinismo in questo mondo è una base quotidiana proprio, è un cibo quotidiano. Come dice il titolo, è proprio il protagonista è questo luogo, che è un luogo che rimane lo stesso dall'inizio alla fine. È un dormitorio per gli ultimi, o forse per i penultimi, diciamo. Un dormitorio lurido e misero, dove a pagamento, forse con pochi soldi, ecco, ci stanno prostitute che non lavorano più, una donna che sta per morire, un uomo che ha perso il lavoro, dei bari, dei tossici. Però anche con speranze, utopie, speranze tradite, utopie tradite, voglia di cambiamento impossibile. Un posto di cattiveria dove ognuno deve in qualche modo conquistarsi con le unghie e con i denti il proprio piccolo spazio, quello che serve per la propria sopravvivenza, ma proprio per quello è anche un luogo di umanità, di solidarietà. Il protagonista di questa storia è proprio l'uomo, parla dell'uomo, di come nei vari esseri umani si declina l'umanità. In alcuni sembra completamente assente, in altri invece è un germe, è qualcosa che nel fondo dell'anima c'è e si può accendere. C'è un personaggio che arriva e che a un certo punto in qualche modo fa scattare qualcosa, accende l'umanità in alcuni personaggi. Questo può sembrare anche un segno di speranza, anche se a volte si declina invece con un'ulteriore disperazione. Non c'è tanto una trama, una storia da raccontare, si vedono gli intrecci, è proprio uno spettacolo corale completamente, dove non c'è un protagonista, dove non segui una storia particolare. I temi ce ne sono, direi, di fondamentali per l'uomo, sono forse proprio le domande che l'uomo si fa da quando comincia a domandarsi appunto chi è, da dove viene e dove andrà. Approcciando il lavoro all'inizio si capiva subito che sarebbe stato un testo spesso, proprio perché avviene in una situazione di disperazione, ma non è sufficiente per descrivere la pena anche che vivono questi personaggi racchiusi in questo basso fondo. Thank you.
sono molto curioso di vedere come reagirà il pubblico a questa storia, a raccontare questa storia, perché poi è fatta veramente di micro storie. Le battute, tranne alcune, sono tutte veramente piccola battuta, con momenti in cui siamo anche tanti in scena. È un posto di reietti, di disperati, di rifiutati dalla società per una serie di motivi. Si parla proprio dell'uomo a 360 gradi e secondo me puoi parlare dell'uomo a 360 gradi soprattutto se è in una condizione particolare in cui in qualche modo è stato mangiato e sputato dalla vita. In questo gruppo di persone manca tutto, cioè c'è tutto ma manca tutto. Abbiamo rapporti, sesso, soldi, potere, no? C'è chi lo dirige, eccetera. Ma manca tutto, ma manca ciò che fa di un individuo l'individuo. E io per questo dico che secondo me è uno spettacolo molto ambizioso di Massimo, perché si è dedicato molto a un aspetto quasi spirituale, cercare di insinuare attraverso una messa in scena che anche nella vita, anche nella nostra, che non siamo nei tempi di Gorky, che non siamo in quel tipo di società, eccetera, pur avendo tutto, apparentemente, c'è un bellissimo monologo che conclude lo spettacolo di Satin, che cos'è l'uomo? Io non lo sono, non lo sei tu! Non lo sono loro, non lo è il pellegrino, ma io, tu, loro, il pellegrino, Napoleone e Maometto, tutti insieme lo siamo! Ah, Satina, quando vedi sei grandioso! È una cosa magnifica l'uomo! È una domanda che per me sintetizza molto bene tutto lo spettacolo. All'interno di questo luogo, di questa dimensione chiusa, si insinua un personaggio, Luca, questo pellegrino, che è un personaggio ambiguo, porta sicuramente in qualche modo scompiglio all'interno di questo paesaggio così disastrato, ma in maniera appunto ambigua, senza in fin dei conti veramente portare a un cambiamento. Ma tu chi sei? Ah, per grazia di Dio sono uomo e cristiano. Per condotta grande peccatore, per vocazione pellegrino della specie più misera, errante di luogo in luogo. I miei beni terreni sono una bisaccia con un po' di pane secco e nella tasca del cappotto la Sacra Bibbia. La cosa terribile di questi disperati è il passato, perché in realtà, infatti anche nel testo, spesso io il barone, io ero un barone, l'attore, io facevo l'attore, vivono indietro perché era una condizione in qualche modo migliore di dove sono adesso. Il presente adesso la vita li ha mangiati e sputati. Il presente è praticamente, il futuro non esiste, non si può pensare che ci possa essere il futuro. C'è solo questo presente agghiacciante in cui cerchi di sopravvivere, quindi con espedienti, con l'alcol, aspettando che qualcosa finisca, aspettando che, infatti il mio personaggio, una delle primissime battute è proprio insomma quando questo porco mondo sarà finalmente spazzato via. E quindi hanno in qualche modo questi personaggi come... passano da essere dei sorci che strisciano nei muri, che vivono di merda realmente, ad avere degli slanci filosofici, proprio perché in qualche modo quando un uomo è veramente nei bassi fondi, inevitabilmente prima di togliersi la vita in qualche modo, o se decide di non togliersi la vita, si interroga tantissimo su che cos'è la vita. In fondo rappresenta la natura, come si dice, radicale dell'uomo, che senza una luce, senza una speranza, si riduce così. Quasi aspetta che la morte se lo porti via, anche se ne ha il terrore, perché molti dei personaggi sono o spaventati, o la fuggono, o rimangono bloccati,
e non sanno come superarla. Niente lavoro, non un posto che possa dirsi casa. Ma che delitti ho commesso io? La verità è che dobbiamo crepare. E poi come i bambini passano da essere violentemente allegri ad essere davvero violenti, a prendersela con qualcuno e dopo due minuti ad abbracciarlo perché c'è bisogno di conforto. E questo devo dire, come attore, al di là del risultato, non ho idea di cosa verrà, speriamo, è veramente tanto stimolante, perché ti chiede dei passaggi, senza una drammaturgia reale che spieghi questi passaggi, ma te li chiede internamente. Massimo ce li ha chiesti internamente, che devo dire è una grande prova. Normalmente nelle drammaturgie, sia quelle classiche, anche quelle moderne o contemporanee, c'è il cosiddetto punto di rottura, quell'accadimento che ci fa capire perché questa storia è stata scritta. A questo punto di rottura non c'è, pur essendoci delle persone che muoiono, ma non sono sufficienti punti di rottura in una situazione come quella che viene rappresentata nel testo. Ci sono invece gli archi evolutivi di queste 16 persone che popolano questo basso fondo. E non vengono rappresentati questi archi evolutivi attraverso la ricerca della verità, ma piuttosto attraverso la ricerca della menzogna, dell'illusione. E quindi lo spettatore è portato a ricavarne il senso, a ricavare il contenuto, cioè è la risultante che diventa importante qui. Adesso tu mi devi dire una cosa. Dio esiste. Il testo chiaramente prende spunto da Beggar's Opera e diventerà l'opera da tre soldi. Ci metteranno le musiche, la vicenda è la stessa. Mackie Messer, Pepe, il ladro, è un personaggio molto oscuro per quanto mi riguarda, perché ha un aspetto sicuramente violento, aggressivo nei confronti delle persone con cui convive, ma anche un tratto infantile molto, molto marcato, come se avesse una ferita da rimarginare che non riesce a... e che comunque è legata a una specie di infanzia. Fino da quando ero bambino, io non ero che il ladro. Ed era giusto così, lo volevo anche io. Ed eccomi ladro. Pepper, il ladro. Nessuno mi voleva chiamare in un altro modo. Chiamami diversamente. Almeno tu. Insomma, prima di una rivoluzione. Dio non funziona, il lavoro non è più sufficiente, le relazioni non ci danno più abbastanza. E questo ha il sospetto che ci sia da qualche parte, in qualche modo, una purezza che si può recuperare, questo personaggio.
come si esce da questa situazione? C'è un'uscita? Che è la stessa domanda che fa Pepe al pellegrino. Ma Dio esiste? No, perché se esiste, allora o mi spiega come mai sono finito qui così a patire, eccetera, e faccio questa vita maledetta, oppure mi dice come ne esco. Perché la domanda è, ma se io faccio una vita di merda, vivo in un mondo orrendo, devo ancora credere in Dio? Una domanda fortissima è, che abisso c'è tra quello che so del mondo e quello che so di Dio? Ma se io vivo a Gaza, ma esiste ancora un Dio se permette questa cosa? Stessa cosa, esiste un Dio se permette la Shoah? Perché ci devo credere? Cos'è la fede? Oppure, la fede è un atto indiscusso. Ma questo discorso non è un discorso cattolico, è un discorso umano, di uomini. Dio avrà pure fatto il mondo, ma non l'ha fatto su misura per tutti. Ciò che succede di terribile al mondo di oggi lo determina l'uomo, non tanto Dio. Dio ci ha lasciati liberi dall'inizio, poi l'uomo è capace di tutto questo. Allo stesso modo, nell'albergo dei poveri, parlo per esempio del mio personaggio, che inizia così. È uno che ha picchiato la moglie ragazzina, pur essendo un energumeno, per cui sai, proprio il luogo comune, l'orco che mena e spera che muoia il prima possibile perché non ne può più dei suoi lamenti. Quando muore, c'è una catarsi, c'è una presa di coscienza, probabilmente fino a quel punto gestita con la violenza, le urla, la rabbia che ha Clash verso tutti. È scostante, risponde male, è un fabbro disoccupato che batte un cerchio che probabilmente qualcuno gli ha dato da riaddrizzare per pochi spiccioli. Poi peraltro battendo non ci riesce, questa stortura del cerchio rimane come è. Anche questo simbolo del fatto che non si cambia. Quando muore la moglie, mi ha colpito molto un'indicazione che mi aveva dato Massimo durante le prove, lui si sente come inadeguato, improvvisamente fragile, vulnerabile. Di fronte al cadavere della moglie, blatera, balbetta, improvvisamente sembra un bambinone incapace di gestire questa situazione che lui invece rappresentava come desiderata. Oh, il pellegrino ha agito su di me come l'acido su di una moneta sporca. Lui non amava la verità e in fondo aveva ragione. Tutti hanno una diversità di approccio con la morte, che mi sembra forse la cosa più contemporanea del mondo. In questo spettacolo muoiono in tre. Muore il padrone di casa perché viene ucciso, muore la moglie di Clash, che è una bambina, sposata bambina, che muore di tisi, e l'attore che si impicca. Ognuno ha un rapporto diverso con la morte. Pepe, fai conto che è quello che è più spavaldo, l'arrogante, ha paura dei morti. Oh, io non amo i morti! Mi fa l'impressione! Perché si dovrebbero amare i morti? I vivi bisogna amare, Pepe! Io, quando muore la bambina, che sono vicino a lei, mentre sta morendo, non so cosa fare per lei. Che mi succederà a me sul letto di morte? Chi chiamerò? Mamma, aiutami? Oppure Dio, sono con te, anche se l'ho rinnegato per tutta la vita? Cos'è questa amo che ci tiene ancora legati tutti quanti? Umanità, spiritualità, fede. Fede in che? Fede in ciò che io credo. Quando la domanda è Dio esiste o no, la risposta è ciò in cui credi esiste, ciò in cui non credi non esiste. Ed è una boutade, è una battuta, è una cosa comica. Sì, è vero, ma fondamentalmente in questo spettacolo, attraverso anche delle finte battute, attraverso delle cialtronerie che fa Luca, eccetera, si buttano in platea semi, capito, più densi,
di cui probabilmente la vita normale ce ne siamo dimenticati. Quando questo porco mondo sarà finalmente spazzato via, si porterà presso la ragione. E ci vorrà un bel po' di tempo prima che torni apodittico, apostata, apocalittico. Il mio personaggio è questo Satin che, come dice lui stesso, è un ex condannato, un omicida e un baro. Lui è stato in prigione per 4 anni e 7 mesi, quindi non poco, e come dice al pellegrino, al personaggio di Massimo, dopo la prigione non c'è più un posto dove andare, quindi è finito in questo albergo dei poveri. È un personaggio appunto che beve molto, bara a carte, però appunto è un personaggio che in tutte queste contraddizioni vive ogni tanto di empatie strane con i personaggi che soffrono, delle volte invece è molto cinico e delle volte è addirittura filosofico. Ha dei momenti in cui si è interrogato su che cos'è, su che cos'è quel grosso punto di domanda, su che cos'è l'uomo, su che cos'è la vita, su che cos'è il vivere, su cosa vale la pena, su cosa no. Però tutto questo senza retoricamente, è tutto mescolato in un grumo. Sono sempre piccoli filamenti, non c'è mai un... Nel momento in cui ci potrebbe essere un'evoluzione di quella roba lì e tu anche come spettatore magari riuscire a capire qualche cosa di più, si passa ad altro. E cosa ci siamo immaginati? Che uno dei temi più importanti dello spettacolo, che è l'immaginazione. Il mondo va vissuto meglio se lo immagini oppure se lo vivi realmente. C'è un personaggio, una stia, che è una ragazzina che vive, come dire, del racconto di un libro, e questo libro si chiama Amore Fatale, come un liala, cioè è il libro più scemo che puoi prendere. L'amore fatale! Ma sei proprio un idiota! Ridammelo! Ridammelo! Non ti devi permettere, ridammi il mio libro! Ah, vuoi il tuo libro? Ah. Eccolo! Legge e rilegge continuamente come per poter in qualche modo, secondo me, fuggire dalla situazione che la circonda, quindi si rintana in questa lettura nella quale si immedesima e attraverso la quale in qualche modo lei legge anche la realtà che la circonda. Ma quella è matta! Perché piangi, anima mia? Mi fanno tanta pena! Chi ti fa pena? Gli uomini! Quali uomini? Gli uomini! Qui, nel libro! Vivere del racconto di un altro, cioè immedesimarsi nel racconto di uno che ha scritto questa cosa al posto tuo, è meglio o è peggio? Lo spettacolo chiaramente non dà soluzioni, perché sarebbe uno spettacolo retorico, invece non lo è. Cioè, la cosa interessante di questo testo è che è un testo, come spesso ha detto Massimo, e io sono molto d'accordo, barbaro. Cioè è un testo molto terreno, viscerale. E questa per me è una dimensione interessantissima. Quindi anche in un personaggio come può essere quello di Nastia, che potenzialmente è vista come una sognatrice, quindi anche potrebbe essere associata a una dimensione d'aria, così lieve, in realtà c'è una parte molto bassa, molto terrena, di contatto con il suolo, che poi nel nostro spettacolo, no, è un suolo particolare, tutto dissestato, e io passo tantissimo tempo a terra, e la terra, con questa parte di scenografia così particolare, è stato un elemento che mi ha aiutata tantissimo. Ho studiato con la divisa della scuola dei nobili e mi sono sposato con il frac, caro mio. Ho indossato giacche di cammello e vestaglie di seta. Per tutta la vita non ho fatto altro che vestirmi e rivestirmi. E adesso questi stracci. Ma come ci sono finito qui sotto?
Il barone è uno come tanti altri, ognuno ha la sua caratteristica. Sai, il barone, innanzitutto non possiamo essere sicuri che sia stato veramente un barone o no. Quello di cui siamo sicuri è che lui vuole farlo sapere a tutti che è stato un barone. Questo sì, è ferito nell'orgoglio da una ragazzina che ha preso in giro fin dai primi momenti dello spettacolo, e la quale ragazzina lo mette di fronte a delle alle sue debolezze, alle sue fragilità, per cui viene proprio punto nell'orgoglio da questo. Poi è un ubriacone, un cinico pure lui, è un baro, è uno scansafatiche. Dicono del barone, ma è un vero barone, ma comunque non lo si sa. Dice però certo che ha un modo suo abbastanza elegante nel bere. Ecco. Secondo me non è stato un barone, l'idea che mi sono fatto, però può aver lavorato essere entrato in contatto con quella società nella quale c'era anche opulenza, ricchezza, ha visto l'oro e se ne è assunto le vesti. Il mio personaggio è Vassilissa, la proprietaria di questo dormitorio, in realtà la moglie del proprietario, una donna descritta spesso come una diavolessa, in cui meno che in tutti gli altri probabilmente riverbera l'umanità. Manipolatrice, che conosce la legge solo del potere, della prevaricazione, della violenza, esatto. Una donna che per stare a galla, diciamo che ricchi in questa storia non ce ne sono, però ecco, Vassilissa e il marito sono i ricchi della storia, sono forse i peggiori. Una donna che non conosce l'amore, o quello che lei crede essere amore è qualcos'altro, è desiderio, è voglia di possesso. Tu non hai l'anima, Vassilissa. Di malvagità, di sadismo. Perché la sorella in qualche modo intralcia i suoi piani, la sorella che in realtà è fatta di un'altra pasta, è una donna buona, è una donna che ha ancora in sé una luce, un'umanità, anche un'ingenuità, se vogliamo, no? Una speranza nella vita, in qualche modo accende in lei un'invidia, una rabbia che la fa impazzire, proprio la vuole morta, che sia la sorella o che sia chiunque altro, chiunque intralci la sua strada deve soccombere. Io la odio per colpa tua e non riesco a trattenermi e la picchio così forte che mi fa pena, ma la picchio lo stesso e lo farò ancora e ancora. Luca arriva in questo luogo e in qualche modo sposta le carte, a ognuno in un modo diverso. Vassilissa ne ha paura, lo si vede perché poi nello spettacolo a volte ci sono delle aperture come se fossero non avvenire lì in quel momento, ma quasi avvenire nella testa dei protagonisti o in un altro luogo, in un altro spazio. Una volta Massimo mi ha detto: tu fa conto che è come se ti buttassi dell'acqua santa addosso, ecco. Quindi ne ha paura, cerca di tenerlo sotto, ma da qualche parte non lo comprende, non capisce chi è quest'uomo. Sin dal suo ingresso io ne sono incantata, perché per me c'è una dimensione che io subito colgo di assoluta novità. Entra con una musica che mi immagino di non aver mai sentito, con una danza, e quindi subito, per quanto mi riguarda, c'è questo appiglio anche di divertimento, di gioco. Alla fine, nel quarto atto, Nastia dice: quel vecchio era un uomo buono. Dice di averlo amato, l'ho amato e tanto, perché lui capiva tutti. In qualche modo io sento di rifugiarmi in quella figura, sinceramente. E poi c'è un grosso tema in questo testo che è anche quello, cioè torna tantissime volte la parola verità. Anche questo è un gancio per interpretare la relazione che c'è tra i diversi personaggi, quindi anche tra il mio e quello di Luca, perché è anche in questo senso rifugio. Io cerco, secondo me, di far sì che
lui colga questa verità. Cos'è la verità? Serve la verità? Ti serve sapere la verità su di te? O è meglio non saperla in certi casi? Non lo so, però Gorky ce lo chiede. Con tutte microinserzioni, che sono microinserzioni di Chekhov, Tolstoi, Cormac McCarthy, Pushkin, ci sono un sacco di microinserzioni. Gli uomini sono capaci di tutto. L'unica speranza che hanno è probabilmente un riferimento fuori da loro, che può essere la fede, può essere la cultura, può essere, io dico anche l'ascolto, perché tante volte le persone non si ascoltano e arrivano a odiarsi e a eliminarsi in qualche maniera, sia concretamente che anche letteralmente, diciamo. Credo che per tutti sia stata un'esperienza da questo punto di vista importante, formativa, di un tipo di recitazione richiesta agli attori che è abbastanza inusuale oggi. E io, devo essere sincero, quel tipo di arte e artigianato insieme della recitazione io non l'ho mai vista. Questo spettacolo, fra virgolette, all'antica, quando dico all'antica, perché è completamente in mano agli attori, è completamente fuori moda, ma siamo fieri di farlo fuori moda. La comunicazione e, come dire, il senso di vedere questo spettacolo non è soltanto in cosa diciamo, ma nel come lo diciamo. Questo tipo di mistero di cui dovrebbe essere fatto questo spettacolo è una cosa che, ecco, Massimo in qualche modo, anche con la sua aggressività, la sua ruvidezza, ha secondo me in alcuni momenti incoraggiato durante le prove, cioè ha spinto ed ha ci ha chiesto di perderci un po' nel bosco. In questo spettacolo ognuno a suo modo, sia come attori sia come persone, siamo andati un pochino nel nostro fondo. Questo credo anche ci sia stato richiesto da Massimo e dal lavoro in sé, proprio di andare a capire per ognuno. Per me personalmente è stato così, è stata un'immersione in qualcosa di buio, di profondo, di doloroso e anche di spaventoso. Siamo veramente gli uni funzionali agli altri con la loro differenziazione, no? Perché ognuno è perduto alla sua maniera, ma risulta alla fine che siamo tutti perduti, capito? Eppure io vi amo tutti, siete i miei disgraziati, i miei buoni a nulla, i miei perduti. È una roba che suona anche diabolica in qualche maniera, ma che pronuncia una verità evidente, diciamo. Non ero mai venuta a contatto con questo tipo di teatro, che è anche legato comunque a una certa tradizione. E quindi la cosa più bella per me è stata poter conoscere questo. E inteso anche proprio come modo di lavorare. Stare in scena, anche durante le prove, quando Massimo magari ci mostrava come fare determinate cose, oppure avevamo modo di interagire con lui. Poter sperimentare questa dimensione così concreta del fare teatro, così materica anche e immediata, cioè legata a una risposta immediata, si può parlare di energia, di intenzione, anche di suono, di ritmo, lavorare con tutti questi elementi così concreti che fanno poi la recitazione, oltre ovviamente a tutto un apporto personale più verticale, diciamo, ecco, anche spirituale, però è la cosa che per me è stata più interessante e anche di cui sono andata in cerca. Qualcuno ha detto di questa scena, una specie di astronave, una balena, una nave, un vascello, no? Questo vascello, ci stiamo tutti insieme, questa ciurma, parla con il corpo e le parole a delle persone che sono sedute e ci stanno ascoltando.
Cacavi una coro miesi oi do 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 dole, non si sa più zubi ma oi do 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 dole, non si kišu oči ma oi do 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 dole, sitna rosa zarosila oi do 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 dole. Oblak ide preko neba do dole preko polja, iz oblaka kiša pala naše polje potopila. Ova grozda čaba zdino, ovo tva sa šini. Preko polja iz oblaka kiša pala naše polje potopila. Kakav ju na koru mjesti, oj do, 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 dole. Nosi sam ju u zubima, oj do, 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 dole. Nosi kišu u očima, oj do, 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 dole. Sita rosa zarosila, oj do, 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 dole.